scusate se mi alzo, però diciamo sarò veramente breve. Credo che quello che sia importante, questa sera importante, è fare passare un messaggio. Intanto registriamo con favore una nutrita presenza di ex lavoratori del CARA, che è la prima volta che si registra una presenza così consistente in un incontro pubblico. Credo che questo sia un segnale importante, il segnale di un fatto concreto dal quale ripartire per aprire una nuova vertenza. Il messaggio che deve passare questa sera è un messaggio forte, molto semplice, chiaro, diretto, efficace. Prima di tutto il lavoro. Allora grazie a Mario Margarone, grazie a Maria Rasini, grazie a Giuseppe Martino, grazie ad Alessandro Manzoni per avere posto con forza questo tema. Qui c'è una grave ferita, la ferita che riguarda appunto il licenziamento di circa 90 dipendenti del CARA di Mineo in questa città. È una ferita che va rimarginata, è una ferita molto grave che riguarda il presente e il futuro delle famiglie, ma che riguarda anche il presente e il futuro di questa comunità. Questa è una comunità, come è stato detto, credo, come dire, che ribadirlo abbia anche un senso, una comunità che rischia veramente l'estinzione. Tanti giovani stanno andando via dal Mineo, intere famiglie, e nel momento in cui si andranno ad esaurire gli ammortizzatori sociali, la NASPI, certamente il problema si riproporrà con tanti altri ex lavoratori. Non possiamo assistere inermi a questa grande emorragia che sta facendo scomparire, che sta cancellando la nostra città. Oggi c'è un'opportunità concreta, ci sarà un tempo per parlare anche di altro, per occuparsi di altre categorie di lavoratori, per immaginare altri percorsi, ma oggi c'è un'opportunità concreta. La prefettura di Catania, non il gruppo consigliare, la prefettura di Catania ha deciso di istituire i centri di accoglienza straordinari qui nel Calatino sul Sinaio. Mi sembra più che legittimo, anzi grazie ancora per la loro iniziativa, mi sembra più che opportuno che qui a Mineo ci si organizzi per dare un'opportunità di lavoro agli ex lavoratori del CARA di Mineo. Immaginate voi, si aprono i CAS in provincia di Catania, vengono istituiti i CAS nel Calatino, i lavoratori di Mineo, che sono quelli che come dire, hanno più degli altri ovviamente partecipato nella gestione del centro, i lavoratori di Mineo rischiano di restare fuori. È previsto nel bando di gara, per le notizie che noi abbiamo, è previsto l'obbligo di riassorbire, ovviamente compatibilmente, diciamo, le esigenze organizzative poi delle imprese, ma vi è un obbligo di riassorbimento dei lavoratori del CARA di Mineo, ma non vi è una graduatoria. Non vi sono criteri oggettivi rispetto alle persone da inserire. È immaginabile che le persone saranno inserite laddove questi CAS si andranno ad istituire. Allora è giusto dire sin da subito organizziamo tutto quello che è necessario affinché Mineo possa avere i CAS. Allora, siccome noi non viviamo sulla Luna, ma conosciamo in maniera concreta ciò che accade in questa comunità, noi sappiamo che non ci sono immobili privati in condizione di poter accogliere queste strutture. Gli unici immobili che possono essere destinati a sede di centri di accoglienza sono gli immobili comunali. Allora diciamolo subito con grande chiarezza: o il sindaco e l'amministrazione comunale mettono a disposizione questi immobili, ovviamente a titolo oneroso, quindi chiedendo una donazione, quindi mettendoli anche a reddito, o altrimenti questa città non avrà i CAS, o altrimenti i lavoratori non avranno occupazione. Diciamolo subito, questa non è demagogia, non è propaganda, noi abbiamo sempre il dovere di essere lungimiranti, pensare prima a quello che accadrà, e quindi lo stiamo dicendo subito. Grazie ancora ai consiglieri comunali per l'iniziativa che mettono in campo, aprono un confronto con la città, giovedì si va in consiglio comunale, l'auspicio è che l'intero consiglio comunale, questa non è la battaglia di Tizio, Caio, Sempronio, questa deve essere la battaglia che riguarda l'intera comunità. Noi chiediamo un voto unanime al consiglio comunale su questa mozione e un impegno diretto del sindaco Mistretta su questa iniziativa.
perché se non si parte dagli immobili comunali, lo diciamo chiaro, lo diciamo adesso e non credo che saremo smentiti, in questa città non ci saranno i gas, e se non ci sono i gas a Mineo non ci sarà lavoro per i menenini. Ora noi questo non ce lo possiamo permettere, per quella ferita che dicevo prima e per il fatto che questa città si sta cancellando. Riusciremo a garantire 30 posti di lavoro? Magari, è già una grande opportunità in una città come questa, che soffre una crisi come mai, senza precedenti. Anche un posto di lavoro diventa indispensabile, e quindi dobbiamo partire da questa opportunità concreta. Noi chiediamo un voto unanime al Consiglio Comunale, questa non è una battaglia di parte, è una battaglia della città. Noi chiediamo la solidarietà di tutti, il problema non è soltanto degli ex lavoratori, certo in maniera diretta degli ex lavoratori, ma questo è un problema che riguarda la città, perché se non c'è il reddito degli ex lavoratori del CARA di Mineo, e lo stiamo già percependo, le attività economiche chiudono, questa città molti servizi soffrono, non hanno più i numeri per andare avanti, pensate alle nostre scuole, questa è una città profondamente in crisi, e oggi dobbiamo raccoglierci intorno a questa esigenza, a questa istanza degli ex lavoratori del CARA di Mineo e fare, come dire, unire il fronte in maniera solidale. Questa città deve smetterla con le divisioni, dobbiamo essere coesi intorno a un obiettivo. Ci sarà tempo per affrontare altre questioni, noi abbiamo messo in campo la questione della ZES, la zona economica speciale, come diceva la dottoressa Infantino in apertura. Su questo obiettivo ovviamente non molliamo, abbiamo fatto iniziative e manifestazione con alcuni di voi, andiamo avanti su una idea di futuro di questa città, ma oggi c'è una priorità. Non vogliamo fare un minestrone questa sera e parlare di tutto. Oggi bisogna ripartire dal lavoro, c'è una grande opportunità, perché dove lo troviamo un altro bando che dà una riserva ad alcuni lavoratori e che offre un'opportunità di futuro a coloro che sono usciti dal mercato del lavoro? Questo è un bando utile, e però non possiamo perdere l'occasione, perché qualcuno è distratto e non pensa magari alle esigenze e quindi agli immobili comunali. Io dico, il messaggio è un messaggio di unità, è un messaggio di coesione, è un messaggio di collaborazione, lo dico per la terza volta, noi chiediamo un voto unanime al Consiglio Comunale, non ci sono paternità, questa è una battaglia utile a tutti, ma diciamo pure in maniera molto chiara, la smetta il sindaco mi stretta di giocare con il lavoro, perché questa città così muore e noi questo non lo possiamo accettare, e questa volta faremo le barricate. Intanto un tema che interessa la gente, c'è una bella presenza questa sera, questa presenza è necessario che si ripeta giovedì in Consiglio Comunale, dove ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità davanti alle persone, se sarà necessario noi saremo in campo in prima fila a fare le barricate affinché il diritto al lavoro, affinché il diritto al futuro di questa comunità, dei lavoratori e delle vostre famiglie, di tutte le famiglie di Mineo, il diritto al futuro venga tutelato. Grazie. Thank you.